Tu l'hai visto il mio ultimo video? No, perché altrimenti avresti visto che nello stesso video ho incontrato per la strada, diciamo così, la bellissima GV60 di Genesis. E nel video ho detto, boh, non so se parlarne perché alla fine non è ancora uscita e non sono sicuro che uscirà in Italia. Poi ho detto, ma perché no? Alla fine dei conti parlo di case cinesi che non so se arriveranno mai in Europa addirittura, quindi un pensierino si può fare. Eccoci qui dunque a parlare della Hyundai Genesis GV60. Genesis è un brand nato poco meno di 7 anni fa come divisione premium per Hyundai, un po' come Lexus per Toyota. Hyundai ormai negli ultimi anni si è fatta un nome in Europa, ma mai come brand di lusso. Questo ha portato i dirigenti dell'azienda a optare per la creazione di un brand secondario che mirasse ad una fascia di prezzo più elevata rispetto alle classiche auto a cui siamo abituati da Hyundai. Pertanto, alla fine del 2015 nasce il brand Genesis Moto, che va in contrasto diretto verso i brand di lusso, possiamo metterli così, europei. Ma questo sicuramente non è una cosa facile, basta chiedere anche a Elon Musk. Ed anche oggi Genesis, nella fascia alta di auto, fa fatica a farsi riconoscere, anche perché ha fatto fatica direttamente a entrare in Europa. Genesis, per far notare il suo brand, dunque, ha deciso di entrare in un mercato particolarmente in crescita. E se non fosse chiaro, mi sto riferendo a quello dell'elettrico. O se non elettrico, almeno elettrificato. L'azienda, infatti, ha dichiarato che tutti i modelli che verranno presentati nei prossimi anni saranno elettrici. Ed oggi infatti parleremo proprio della prima auto 100% elettrica presentata dalla casa coreana, appunto la Genesis GV60. Stiamo parlando di un crossover hatchback lunga 4,50 m, larga 1,80 m e alta 1,50 m. Molto simile alla Model Y per capirci, e infatti lo dicevo anche nel video, cioè non avevo le statistiche esatte, ma andando a vedere i numeri esatti è davvero così. Quello che sicuramente giova a questa Genesis GV60 è il fatto che molte delle parti interne sono uguali o molto simili a quelle della Hyundai Ioniq 5 e della Kia EV6, che poi è auto dell'anno 2022. Infatti questa Genesis è un po' un mix tra le due, ma con un aspetto molto più elegante, senza però dimenticarsi la sportività. La GV60 condivide con le sorelle anche la stessa piattaforma AGMP, creata appositamente per la gamma elettrica di queste case costruttrici. Questo significa avere la stessa grossa autonomia, la stessa velocità di ricarica e la stessa generosità negli interni dell'auto. Ma prima di andare avanti vi ricordo che se vi interessa queste tipologie di video, potete lasciare un mi piace e iscrivervi al canale, non costa niente e anche solo un piccolo mi piace farebbe crescere il canale e far vedere questi video a moltissime più persone. Grazie mille per il tuo aiuto. Ma diamo un'occhiata velocemente al design di questo veicolo e poi passiamo alla ciccia, cioè a quello che muove quest'auto. Partirei col dire che la scelta di verniciature è veramente particolare. Infatti, oltre ai classici colori come bianco, nero o azzurrino, oltretutto l'azzurrino sta andando fortissimo con le elettriche in questi ultimi anni, si potrà scegliere un colore satinato come quello che ho visto al Fully Charged Live. Oppure un verde giallino che a mio parere è veramente pazzesco. E di sicuro con quel colore sei certo di non perdere l'auto nel parcheggio. O probabilmente la vedi anche dallo spazio, non ti puoi sbagliare. Scendendo alle ruote troviamo dei cerchi da 21 pollici con un design davvero spettacolare. Secondo quello che viene scritto sul sito ufficiale di Genesis, sarà possibile anche montare dei cerchi da 19 pollici, così da avere un po' più autonomia e probabilmente costano anche meno. Il design esterno è puro Genesis e lo si nota subito guardando i gruppi ottici divisi che sono caratteristici della casa coreana. L'unico grande problema è che moltissime persone passerebbero questo design caratteristico di Genesis per il design caratteristico di Bentley e obiettivamente non posso dare tutti i torti a queste persone perché
la scelta stilistica è molto simile anche per quanto riguarda banalmente il badge. Andando avanti troviamo le maniglie delle portiere retrattili per ridurre l'impatto aerodinamico e per lo stesso concetto anche gli specchietti che vengono sostituiti dalle telecamere. Non sono un grosso fan delle telecamere al posto degli specchietti, ma capisco da dove arrivano. Alla fine dei conti devi ridurre il più possibile l'impatto aerodinamico che c'è sui veicoli elettrici. La GV60 inoltre avrebbe la possibilità di sbloccare l'auto tramite una piccola telecamera posta sul piantone di mezzo per il riconoscimento facciale, ma questo non è legale in Europa, pertanto niente. E per finire, in tutte le versioni dell'auto troviamo il ducktail spoiler, sempre per un fattore aerodinamico chiaramente. Passando velocemente agli interni, ritroviamo molto delle sorelle Ioniq 5 e EV6, ma con un fattore premium per quanto riguarda i materiali utilizzati ed alcune cose decisamente uniche per questa GV60, come le maniglie delle porte circolari o magari il selettore di marcia che ruota su se stesso per diventare una sfera di cristallo che indica per esempio se l'auto sta ricaricando. Diciamo che è una scelta peculiare per quest'auto, ma dopo tutto se BMW con la iX può montare i suoi tasti in cristallo, perché a Genesis non possono fare la loro sfera di cristallo all'interno? Un ultimo particolare che sicuramente non si vede in tutte le auto è il tasto Boost sul volante, che permette all'auto di sprigionare tutta la potenza di cui è capace. Onestamente, quando l'ho vista la prima volta, ho pensato che sembrasse i tasti del NOS che usano in Fast and Furious. Il concetto base più o meno è quello, cioè sprigionare più potenza. Ma è giunto il momento di passare a vedere che cosa c'è all'interno di questa GV60 e cosa la muove. L'auto sarà venduta in tre versioni: long range, trazione integrale e performance. Tutte queste versioni però monteranno lo stesso pacco batterie da 77,4 kWh. Per la versione long range abbiamo la trazione solamente posteriore, 168 kW di potenza con una coppia massima di 350 Nm ed un'autonomia stimata oltre i 450 km. Di seguito abbiamo la versione a trazione integrale che monta un secondo motore più piccolo nella sala anteriore per un totale di 234 kW ed una coppia massima di 605 Nm con un'autonomia che scende a 400 km. E per finire abbiamo la versione performance che è sempre a trazione integrale ed arriva a 320 kW di potenza con sempre 605 Nm di coppia, ma che se si preme il pulsante boost che abbiamo visto prima, l'auto guadagna 40 kW arrivando a 360 kW ed aumenta la coppia fino a 700 Nm, permettendo a questo crossover per famiglie di compiere un'accelerazione 0 a 100 in solamente 4 secondi. Chiaramente però questo aumento di potenza va a discapito dell'autonomia, che scende intorno a 360 km. Questa GV60 però, essendo costruita sulla piattaforma eGMP, ha un'architettura a 800 V che le permette di ricaricarsi molto velocemente, accettando una ricarica fino a 350 kW, consentendo di ricaricare dal 10% all'80% in solamente 18 minuti. Come le sorelle, inoltre la GV60 è stata dotata di ricarica bidirezionale fino a 3,6 kW. Genesis, come dicevo all'inizio, non è presente in Italia, ma è presente in Germania, Regno Unito e Svizzera. Pertanto non è detto che non arrivi anche in Italia, ma questo vuol dire anche che sappiamo il prezzo a cui arriva in quegli stati. La Genesis GV60 arriverà nella sua versione base al prezzo di circa 55.000 euro, mentre la versione top di gamma arriverà a costare oltre i 75.000 euro. Quindi bene o male ci troviamo nella fascia di prezzo in cui risulta essere anche Tesla. Chiaro, magari Tesla a 75.000 euro non ci arriva, ma ai 55.000 una Tesla Model Y
tranquillamente. Ma lasciatemi fare due considerazioni finali prima di concludere il video. Come vi dicevo prima, quest'auto e questo brand in generale non è ancora presente nel territorio italiano, ma questo non vuol dire che non possa arrivare, dato che si tratta comunque di una divisione di Hyundai. Ma in ogni caso, facendo una considerazione come se fosse presente sul nostro territorio, quest'auto non vede come rivali brand diversi come potrebbero essere BMW, Mercedes o Audi. Oddio, sì, sicuramente andrà in contrasto a questi brand leggendari dell'automotive, ma ho idea che il pericolo più grande per quest'auto provenga proprio dalla casa madre. Infatti, come vi ho detto, sono state create sulla stessa piattaforma sia IONIQ 5 sia Kia EV6 che questa Genesis GV60. Pertanto bisogna vedere se la differenza di prezzo che c'è da parte di Genesis non vada a colpire le vendite per quest'ultima. È vero però che a Genesis hanno voluto utilizzare il fattore premium per puntare ad un prezzo di entrata sul mercato più alto, e ho idea anche che abbiano voluto puntare su una fascia di età più giovane rispetto a chi andrebbe a comprare una IONIQ 5 o una Kia EV6. Sia per le forme molto sportive, ma anche per i colori che vi dicevo prima, che in alcuni casi sono davvero molto particolari. Ed inoltre quest'auto avrà anche una piccola chicca che non vi ho nominato prima, ovvero una drift mode, che non penso possa davvero interessare ad una famiglia, un crossover familiare, ma potrebbe essere qualcosa che può interessare magari a qualcuno di una fascia di età un po' più giovane. Ma questo, come al solito, era solamente il mio parere, quindi fatemi sapere con un commento qua sotto cosa ne pensate voi di questa Genesis GV60, e non dimenticatevi anche di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale. E noi ci vediamo in un prossimo video. Grazie mille!